Buongiorno a tutti. Oggi condivido con voi la riparazione di questo alimentatore switching per notebook da 19 volte di uscita, 4,7 A. Un alimentatore notebook da circa 90 W che, sebbene abbia la spia verde LED accesa, non fornisce in uscita alcuna tensione. Facciamo la prova con il multimetro per verificare questo guasto. La lettura sul multimetro non lascia dubbi, abbiamo una tensione traballante come se ci fosse un falso contatto su questi cavi. Questo difetto si manifesta non tanto nei pressi dello spinotto, ma più che altro muovendo il cavo all'uscita dell'alimentatore. Segno che il falso contatto si trova proprio all'uscita dell'alimentatore. Andiamo ad aprire questo alimentatore per effettuare la riparazione. Innanzitutto procuriamoci una pistola per aria calda, un morsetto e dei guanti di protezione. Aria calda alla massima potenza e andiamo a scaldare il contenitore lungo il perimetro della giunzione. Questi alimentatori infatti sono termosaldati. E non c'è altro modo di aprirli senza danneggiarli se non quello di questa procedura. È importante che non vi fermiate esclusivamente in un punto, ma effettuate la manovra perimetralmente muovendovi in continuazione per evitare di fondere la plastica. Quando vedrete la plastica che inizia a opacizzarsi, a cambiare aspetto, è il momento di passare all'attacco con la fase successiva. Con l'involucro ancora caldo e con un cutter andiamo a ripassare lungo tutta la giunzione cercando di penetrare all'interno. Questa operazione, inutile a dirlo, dovrà essere effettuata con la massima cautela, trattandosi di un oggetto tagliente, mi raccomando. Cercate di penetrare la plastica tagliando esattamente al centro della giunzione senza rovinare il contenitore, penetrando al massimo di 2-3 mm. Anche se all'interno di questo contenitore è presente un altro involucro in metallo che protegge la circuiteria. Con questa tecnica potremo agevolmente aprire qualsiasi alimentatore termosaldato. Se vi piacciono questi miei video istruttivi, questo è il momento buono per dimostrarlo mettendo un bel like, eventualmente anche condividendo il video con i vostri amici. Grazie per il vostro prezioso contributo. Questo involucro in metallo serve per schermare la radiofrequenza presente all'interno di questo alimentatore switching ed evitare che si propaghi alle apparecchiature vicine. A questo punto verifichiamo la presenza della tensione 19 V sul circuito stampato e qui mi raccomando di prestare la massima attenzione perché con la 220 rischiate di rimanere folgorati, mi raccomando. Multimetro sulla portata voltometro 20 V, abbiamo esattamente 19,22 V. Evidentemente il problema sta proprio nel cavo. Ma vediamo in dettaglio come funziona questo alimentatore switching. Di seguito lo schema elettrico di un alimentatore simile. All'ingresso della 220 abbiamo due filtri che impediscono alla radiofrequenza generata dall'oscillatore di ritornare nella nostra rete domestica. Successivamente abbiamo un ponte raddrizzatore che raddrizza la corrente alternata e la trasforma in una corrente continua di circa 300 V ai capi del grosso elettrolitico. Prima ancora, però, sul ponte parte di questa corrente viene raddrizzata da un piccolo diodo e trasferita all'integrato oscillatore per innescare l'oscillazione iniziale. Successivamente, in una condizione stabile, l'alimentazione dell'integrato switching è fornita da un secondario dello stesso trasformatore. In generale, questi integrati switching vengono alimentati con una tensione che va dai 12 ai 30 V.
L'oscillazione generata dall'integrato switching viene applicata al gate del MOSFET che commuta il primario del trasformatore sulla 300 V ad una frequenza di circa 100 kHz, 100.000 impulsi al secondo. Maggiore è l'ampiezza dell'impulso di ON o duty cycle e maggiore sarà l'energia trasferita al secondario ma ad una tensione più ridotta perché il secondario ha un numero di spire inferiore rispetto al primario. Questa energia trasferita, pur sempre alternata, viene raddrizzata da due diodi Schottky a bassa caduta di tensione circa 0,2 V. Una volta raddrizzata viene filtrata dai condensatori elettrolitici posti in uscita e resa disponibile al carico. Questa tensione viene costantemente misurata in riferimento a quella di un integrato programmabile TL431. Quando si supera quella prevista, il fotoaccoppiatore conduce introducendo un feedback nell'integrato switching per ripristinare la tensione attraverso la rimodulazione dell'onda per il MOSFET e riportare la tensione a livello giusto. Una resistenza di shunt misura la corrente assorbita dal carico e quando questa e la sua caduta di tensione su questa resistenza è maggiore di un certo livello monitorato da due operazionali, questi ultimi commutano a livello basso e fanno attivare il fotoaccoppiatore che chiude l'alimentazione destinata all'integrato switching bloccando di fatto l'alimentatore. In questo schema è presente una EEPROM, un generatore di chiavi che serve per fare riconoscere l'alimentatore al notebook. Ma torniamo a noi e andiamo a dissaldare il cavo difettoso. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti gli attrezzi e tutti i materiali utilizzati nei miei video, cliccando sui quali potrete contribuire a finanziare il mio canale. Vado a recuperare il vecchio gommino dal cavo originario per inserirlo nel nuovo cavo. Piuttosto che acquistare un nuovo cavo, vediamo se riusciamo a recuperare quello vecchio tagliando l'ultimo spezzone di filo. Dopo aver spellato accuratamente la calza metallica esterna e il polo positivo interno, tester sulla portata continuità, verifichiamo che ci sia continuità tra il cavo di massa e il connettore e tra il cavo di alimentazione positiva e il pin centrale dello stesso connettore. A questo punto, fatte queste prove, possiamo andare a risaldare il nostro cavo. Non prima però di aver rinfilato il gommino fermacavo. Per meglio isolare il cavo di massa vado ad applicare della guaina termorestringente. Questa guaina è disponibile in diversi diametri e diversi colori ed è utilissima nel nostro laboratorio elettronico. Una volta scaldata con un semplice accendino o anche con il vostro saldatore, aderisce e isola perfettamente i cavi in rame. A questo punto, con la pompetta succhia stagno, andiamo a rimuovere lo stagno in eccesso per effettuare le nostre saldature. Vi svelo un piccolo trucco: se non ricordate qual è il positivo e il negativo di alimentazione, osservate i condensatori elettrolitici collegati in uscita, la fascia bianca col meno è il negativo. Fatte queste saldature, come sempre abbondando con lo stagno, la nostra riparazione può considerarsi terminata. Prima di rimontare il tutto, ovviamente facciamo un test rapido di verifica della tensione in uscita presente sul connettore. Abbiamo esattamente 19,22 V, quindi direi che la riparazione è andata a buon fine. Non mi rimane che richiudere il tutto nelle due parti di involucro utilizzando per l'incollaggio del semplice Bostik artiglio che, vi ricordo, necessita di almeno 5 minuti di attesa prima di unire le due parti. Per un miglior incollaggio in questi casi è buona norma utilizzare dei morsetti a molla per premere tra loro le due componenti e assicurare una giunzione perfetta.
Bene amici, il mio alimentatore è tornato pressoché come nuovo e stavolta in uscita troveremo esattamente i 19 volt necessari per il nostro notebook. A me non rimane che ringraziare tutti voi per il supporto al mio canale con le visualizzazioni e come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi e ci vediamo alla prossima volta.